Allora, la prima trasparenza in cui entriamo veramente un po' nella questione più interessante contiene tutta l'informazione che noi possiamo compattare in quello che è il modello standard di cui vi parlavo prima. E cioè qui ci sono delle particelle e diciamo, dei costituenti fondamentali di queste particelle. Allora, cominciamo con la parte qui inferiore, qui abbiamo quelli che si chiamano i leptoni. E sono sei particelle. Una di queste la conosciamo benissimo perché è il vecchio elettrone che compare nella struttura atomica. Questo elettrone, che è una particella naturalmente carica, che ha una carica elettrica negativa, ha due fratelli di massa superiore, che sono il leptone mu e il leptone tau. La peculiarità di questi leptoni, della classe dei leptoni, vedete, sono sei in tutto, è quella di avere una naturale classificazione fra di loro a coppie, vale a dire che l'elettrone ha un suo proprio neutrino associato, vediamo tra un momento in quale modo è associato, così come il mu, per non essere da meno, anche lui ha un suo proprio neutrino, infatti vedete che neutrino con un indice mu è il neutrino del mu, cioè ha dei tratti caratteristici che lo contraddistinguono dal neutrino dell'elettrone. E così poi c'è ancora qui una terza coppia che è costituita dal tau e dal suo proprio neutrino. Queste coppie, che qui vedete appunto, sono disposte in verticale e si chiamano anche famiglie. Quindi in questo caso ho una prima famiglia leptonica, una seconda famiglia e una terza famiglia. Non abbiamo informazione circa l'esistenza in natura di ulteriori famiglie. Uno chiede, ma come si fa a sapere? Perché basta che uno, vi ho detto, questi sono in massa crescente. Basta andare su in energia, per esempio agli acceleratori, uno può cercare di produrre delle particelle sempre di caratteristica leptonica a masse molto più elevate. Ma se la struttura che qui abbiamo creduto di trovare, che è quella di un'associazione delle particelle cariche, elettrone, mu e tau, con loro propri neutrini, allora se noi dovessimo trovare un leptone carico, anche lui con una carica negativa, presumibilmente dovrebbe avere un suo neutrino. E allora attenzione, perché ci sono dei vincoli cosmologici che sono molto forti sul numero complessivo di neutrini che possono esistere nell'universo. E quindi i dati cosmologici vanno d'accordo col fatto che nell'universo, quindi nel nostro mondo fisico, ci siano non più di tre neutrini. Questo ci dà confidenza del fatto che probabilmente la storia finisce qui dal punto di vista dei leptoni. Poi magari invece domani si sono smentito, si trova che hanno individuato un ulteriore leptone e vabbè, bisognerà capire perché questo sia possibile. Ma nel quadro del modello standard, così come attualmente lo concepiamo, questa sarebbe la situazione. Perché la bellezza del modello standard, tra l'altro, perché si chiama standard? Perché è talmente ben verificato che quando si parla di un modello che funziona, è quello il modello standard, lo si usa di default. Quindi questa è la storia dei leptoni, quindi sono particelle fisiche che possono essere individuate in modo specifico, per esempio in laboratorio, agli acceleratori. Nella parte superiore, invece, la situazione è un po' diversa, nel senso che dobbiamo fare riferimento agli oggetti che stanno qui a sinistra, perché noi quello che conosciamo come elementi che costituiscono il nucleo atomico abbiamo il protone e il neutrone. Queste sono le particelle fisiche, nel senso che noi possiamo isolare un neutrone, studiarlo, così come possiamo studiare il neutrone. L'ipotesi, che però è convalidata da moltissime misure sperimentali, anche se generalmente di tipo indiretto, l'idea è che queste particelle, che si chiamano adroni questa volta, quindi differenziate dai leptoni, queste particelle, quindi dicevo protone e neutrone, per esempio, sono costituite da cosiddetti costituenti elementari, che sono i quark, di cui si sente comunemente parlare. Questi quark non li abbiamo mai visti in modo isolato e quindi, come vi dicevo, ci sono delle evidenze un po' indirette, però tutte concordano nel dire che presumibilmente tutti gli adroni, tutte le particelle tipo protone e neutrone, sono
sono a loro volta costituite da dei quark, questi mattoni fondamentali, che vedete anche loro non sono in numero esorbitante, no, sono solo 6. E anche loro si lasciano facilmente catalogare in famiglie, questa volta famiglie adroniche. Però le due componenti di quark qui vanno d'accordo con le due componenti di leptoni. E quindi si conclude qui tutta la fisionomia, per esempio, della prima famiglia, perché contiene due leptoni, elettrone e neutrino, che dicevo sopra di celle fisiche vere e proprie, e due costituenti fondamentali, che sono due quark. Uno viene chiamato quark superiore up, l'altro quark inferiore down, e questa è l'insieme della prima famiglia. Così è necessario introdurre altri quark perché c'è una moltitudine di particelle adroniche con caratteristiche diverse, cioè hanno degli attributi interni, quelli che si chiamano anche numeri quantici interni, ma sono le loro caratteristiche interne, come dei dati anagrafici di identificazione, hanno bisogno di introdurre ulteriori attributi, ulteriori numeri quantici. Quindi c'è quello col charm, quello cosiddetto con stranezza, strange, poi quello top e quello beauty. Con questo insieme di particelle o di quark potete rappresentare tutte le particelle che attualmente conosciamo in fisica. E quindi questo è veramente un modo molto compatto di assemblare assieme tante proprietà che ci sono.